Allora, Giuseppi è quello, diciamo, normalissimo, con questa forma. Supponiamo che di qui ci sia un gruppo bianco, come può capitare. La mossa normale per nero, quando un po' alle strette in questa situazione, è venire qui, che fa la base e minaccia anche la cattura di questa, il che significa alle volte togliere la base a bianco, casomai ci sia un gruppo nero da queste parti, una mossa da queste parti, ora in questa zona va un po' a togliere gli occhi a bianco. Per cui, supponiamo però che nero questa non la giochi, perché ha deciso di andare a giocare da qualche altra parte. E supponiamo che la giochi bianco. La mossa corretta per nero, per fare forma e cavarsela, magari con solo anche due punti, ma comunque cavarsela, è giocare qua. Quello che vorrebbe fare nero, e che alle volte capita che faccia in partita, è giocare qui, bloccare e fare l'angolo. Il problema è che c'è questa mossa di bianco. E adesso vediamo una serie di tessugi che saltano fuori da qui. Allora, se nero connette in questo modo, quello che succede è che bianco prima gioca qua, minacciando di uscire. Allora, nero che non si farà tagliare in due e rimanere senza occhi, blocca. Ma a questo punto bianco gioca qui e va a fare una base per questo gruppo. Questi punti erano di nero, almeno nelle intenzioni, ora non lo sono più. Nero non. Il massimo che ha nero è un occhio vuoto qui. Ma quel che è peggio è che se per caso qui ci fosse stato un gruppo nero, il fatto che bianco fa una base qua vuol dire che questo non è più sotto attacco in nessun modo. Mentre con quest'altra mossa, qualcosina qui, nero, insomma, nero adesso può mirare comunque qualcosa qua. Allora, visto che connettere qui non va bene, cos'altro può fare nero? Allora, vabbè, lasciarsi tagliare in questo modo, no. Punto era che bianco andava a separare, quindi se nero blocca in qualche modo, semplicemente bianco taglia e nero di nuovo non ha occhi. Ci sarebbe questa mossa, che è meglio rispetto a questa perché va a togliere libertà a bianco. Per cui quando bianco viene qui, ha tre libertà, anche nero ne ha tre. Cioè, nero in realtà vorrebbe poter giocare questa, però non funziona, no? Perché arriva prima bianco. Per cui deve venire qui. E adesso, beh, se bianco gioca qui, è chiaro che non ci riesce, che arriva prima nero, perché bianco non può andare ad attaccare qui. Per cui apparentemente con quella mossa nero ha risolto tutti i problemi, ma solo apparentemente. In realtà bianco da lì ne esce. Provate un attimo a pensare come. Va bene, questa diciamo che è inevitabile, è l'unica mossa con cui bianco può pensare di cavarsela. Allora, e nero? Nero in realtà ha qualche possibilità, ad esempio potrebbe connettere. Bianco potrebbe catturare e nero potrebbe andare a connettere sotto. Il problema è che dopo questa nero continua ad avere solo l'occhio in vuoto qui e qui non c'è nulla e quindi non va bene. Per cui nero deve provare qualcosa di un po' più forte e quindi collega. Che per inciso va a minacciare poi anche questa, la cattura di questi due. Ok,
Allora, questo ha due problemi. Uno che è proprio facile da vedere è che nero cattura quelle due. Certo, cattura quelle due e perde queste. Queste si indeboliscono e quindi bisogna vedere cosa c'è qua, perché se qui ci fosse un gruppo nero magari non va tanto bene. Però, scambio. Vabbè, queste due nere le lascio. L'altro problema invece è un po' più difficile da vedere, nel senso che queste quattro adesso vengono catturate. Si inizia da qui. Ok, adesso qual è l'istinto? L'istinto è giocare qui, giusto? È la prima cosa che viene in mente a tutti, me compreso. In realtà questa non va bene, perché? Perché abbiamo cattura, nero, se nero blocca, bianco vive. Ora, magari queste due fossimo in questa situazione, ne soffrono così tanto che potrebbe non essere un risultato che fa perdere la partita. Però supponiamo che queste non ci siano. Questo non è un buon risultato. E comunque, visto che queste qua si possono catturare, sì. Per nero. E visto che queste però si possono catturare giocando in modo corretto, è un pessimo risultato comunque. Quindi, come funziona? La mossa giusta è questa. Bianco. Atari. Atari cattura tutto. Se questa non va bene, quale può essere l'altra mossa? Ricordiamoci che deve anche impedire che nero giochi qui. Deve salvare quelle tre e impedire questa. Ok. Impedisce questa? Perché questa non funziona, perché c'è la scala di. Se adesso nero viene qui, cosa si può fare? Perché non è mica finita. Bianco 15. Però adesso nero qua e cattura le due Io pietre. facciamo il problema. Ma anche nero qui e cattura queste tre. No, bisogna togliere libertà comunque a queste. Il problema è che appunto se bianco torna indietro qui, nero gioca là. E il bianco deve in qualche modo difendere questo taglio, perché se no. Allora, se bianco viene qui, nero gioca qui e arriva prima a catturare. Se bianco viene qua, nero qui, su questa di bianco funziona di nuovo questo come prima, tale e quale. Cattura, commette e poi nero lo cattura. Per cui quella no. Allora, questa no, questa no, questa no, questa no, non rimane tanto. Rimane questa, esatto. Allora, che succede se ne ritaglia qui? Ok, nero cattura. Quindi nero non può tagliare. Può venire qui però. Adesso. Giocare qui non va bene perché nero taglia di là, quindi in questo modo non lo si può fare. Le mosse sono circa quelle di prima, no? Si può giocare qui, qui,
su questi quattro incroci sostanzialmente. Però qualsiasi mossa che non toglie libertà, subito nero può catturare quelle o queste, come preferisce. Qui di fatto esistono solo queste tre. Su questa nero scatta e scappa. Beh, insomma, già questa è qualcosa, perché diciamo, su questa parte eventualmente la scala. Con questa direi che ha preso un numero sufficiente di libertà. Non si farà più nulla, rimane questa qui. Adesso, se nero taglia, bianco fa partire la scala. E se la scala è bianco e bianca, nero è completamente devastato. Se la scala invece è nera, nero può permettersi di giocare in quel modo. Per cui, torniamo indietro. Per cui, questa mossa è possibile quando la scala che c'è qui è nera. Se la scala non è nera, bisogna giocare qua.